Ciao a tutti ragazzi e buona musica. Nel video di oggi rispondo alle vostre domande. Ben ritrovati a tutti ragazzi e buona musica. Col video di oggi parte il nuovo format dove rispondo alle vostre domande che mi vengono fatte molto spesso sotto i video, nei commenti, privatamente su Instagram o anche su Facebook. Ho fatto una selezione delle domande più interessanti, divise un po' per argomento. E coloro che invece non sono stati selezionati e che mi hanno fatto delle domande non si devono preoccupare, perché nei prossimi video della stessa serie andrò a rispondere anche a loro. Partiamo con la prima domanda. Allora, Foto Rosso Blu mi dice: intanto vorrei ringraziarti per i nuovi stimoli che a quasi 60 anni mi hanno restituito la gioia di suonare e di imparare. Ma grazie a te assolutamente per la stima e insomma sono contentissimo che i miei consigli ti possano essere utili. Mi piacerebbe conoscere qualcosa in più sui rivolti e se esiste un trucchetto per non ciccare le corde con la mano destra. Durante le scale o gli arpeggi veloci mi capita troppo spesso di colpire la corda sotto o quella sopra. Sono negato io oppure c'è qualche piccolo segreto? Grazie ancora e ciao. Grazie a te per la domanda e insomma per lo stimolo. Allora guarda, ti rispondo un po' come rispondo a tutti i miei allievi che vengono a lezione. La cosa importante è capire bene qual è il punto d'appoggio, perché molto spesso si sbaglia corda perché non si ha ben presente dove appoggiare la mano. Si appoggia, magari a volte addirittura mi capita di vedere allievi che tengono la mano, diciamo, fluttuante, così, non appoggiata. Questo è un grosso problema, perché tu non hai un... questo va bene sullo strumming, ma non va bene quando fai, diciamo, le scale o gli arpeggi. Prendiamo una semplicissima scala di La maggiore suonata a una velocità un pochino sostenuta. Allora, una scala di questo tipo qua viene suonata, dal mio punto di vista, naturalmente, utilizzando due appoggi, come ti dicevo prima. Quindi il mignolo, che mi dà un po' la guida, no? Mi fa un po' da guida, non è mai fisso, statico, ma è sempre qualcosa che scivola. E mentre la base del pollice si appoggia sulle corde basse che io non suono, in modo da cercare di ottenere un suono più pulito possibile, soprattutto quando lavori con la chitarra elettrica. Quindi, in questo modo tu riesci anche a minimizzare abbastanza il movimento, che se magari appoggiassi il braccio in un altro modo o non lo appoggiassi proprio, sarebbe un problema, perché come ti dicevo prima faresti un movimento molto più ampio e avresti il rischio maggiore di colpire corde che non ti servono. Matteo Conte mi chiede che cosa cambia nel suono la lunghezza della scala. Allora ti dico il mio punto di vista, che naturalmente è personalissimo, poi ognuno ha il suo, non voglio entrare in polemica con nessuno, perché quando si parla di queste cose è sempre insomma un terno all'otto. Allora facciamo una scala corta classica tipo Les Paul o anche per esempio la mia 339. Secondo me la chitarra con la scala corta, ma un'opinione ripeto del tutto personale, dà molto più risalto alle medie, quindi ha un suono un pochino più rotondo rispetto, per dirti, alla Stratocaster che ho, che praticamente è molto più twang, come dicono gli americani, cioè quindi è molto più dà un suono molto più metallico, un suono che dà più risalto alle medio alte. Quindi, senza contare il fatto che poi tu su una scala corta puoi montare una scalatura di corde più grossa e accorgerti meno della, diciamo così, della tensione delle corde, no? Quindi per esempio è tipico che sulla Les Paul per esempio magari ci monti le 0.11 per dirti, o su, io sulla 339 a volte monto le 0.11, magari sulla Stratocaster monti delle 10 per esempio, per capirci, no? Di modo che hai un suono sempre grosso, rotondo, ma non hai grossi problemi poi a tirare i bending. Sulla Stratocaster sono un po' più duri i bending, quindi di conseguenza la scalatura delle corde poi ti influisce anche sul suono della chitarra. Questo è il mio punto di vista. Non ho una preferita, dipende da quello che devo suonare. Se devo fare funky, assolutamente la mia preferenza va su Stratocaster, per esempio. Se devo fare, per esempio, magari blues alla Freddie King, preferisco 339 o comunque scala corta, quindi dipende molto da quello che devi suonare. Prossima domanda, Maurizio Di Pietro che mi chiede: ciao, vorrei sapere il la quinta corda della chitarra a quale la del pianoforte corrisponde? Il la della seconda ottava o altro? Grazie. Allora, per risponderti e togliere ogni dubbio, ti faccio vedere qua su un accordatore cromatico, l'app che si chiama G-Strings, che uso sempre anch'io per accordare i miei strumenti. Suoniamo i vari la del pianoforte e vediamo come li chiama lui. Quindi primo La, la nota più bassa, lui lo chiama A0, poi A1, prima ottava, A2. Questo A2 qua è il La che tu trovi anche suonando la quinta corda della chitarra. Adesso un pochino appena scordata, però questo La qua è l'A2. Difatti la chitarra rispetto al pianoforte, la nota più bassa che può suonare è questo Mi,
e questo Mi è il Mi 2 del pianoforte, quindi praticamente non il primo Mi ma il secondo. Ok? La prossima domanda è di Roberto Carta che mi chiede: ciao, esiste un motivo in particolare per cui nella chitarra in accordatura standard il salto tra terza e seconda corda è di terza maggiore invece che di quarta giusta come per le altre? Ho cercato notizie in merito ma non ho trovato nulla. Allora, intanto è interessante perché non ne parla quasi nessuno. Ti dico quello che so io, quello che ho pensato nell'arco degli anni, perché poi è una cosa che mi sono chiesto anch'io. Allora, intanto la chitarra è accordata per quarte per comodità, cioè siccome la scala maggiore è la scala che fa riferimento per tutta la musica, diciamo la musica occidentale, quando io suono una scala maggiore, faccio prima, seconda, terza, ho la quarta esattamente sotto senza spostare la mano. Quindi per comodità io riesco a suonare il maggior numero di note possibili accordato per quarte. C'è un però: se io avessi tutte quarte non potrei fare il barré come lo conosciamo noi, cioè potrei suonare meno note insieme di quello che facciamo noi come chitarristi. Perché poi la chitarra è uno strumento abbastanza limitato, per esempio rispetto al pianoforte, dove puoi scegliere esattamente quale dito suonare. Mentre avendo questa terza maggiore tra terza e seconda corda, tu puoi fare il barré esattamente come lo conosciamo noi e avere le altre dita a disposizione per fare delle melodie o comunque per fare l'estensione degli accordi. Questa è la risposta che ti posso dare. Ho cambiato chitarra per rispondere alla domanda di 133 Antonio che mi chiede: su una chitarra acustica di quanti toni si può fare un bending? Allora, dipende molto dal tipo di chitarra e dalla scalatura di corde che monti. C'è un bellissimo video su YouTube di Slash, in versione acustica, lui è un cantante, dove rifà tutto il suo repertorio, diciamo, dei Guns, più famoso anche dei suoi pezzi, dove fa tutti gli assoli che fa normalmente con l'elettrica, con la Les Paul, li fa tutti con la chitarra acustica. Chiaramente, per quello che riguarda la scalatura, ti consiglio di non andare oltre le 0,11. Ecco, su questa chitarra, per esempio, ho delle 11, no, anzi delle 10, perché ho delle 10 però un po' particolari. Ti faccio vedere una classica scala pentatonica qua semitono e qua tono. Vedi, qua posso tirare un bending tranquillamente di un tono come lo tirerei su una chitarra elettrica. Chiaramente già un tono e mezzo diventa impegnativo, però diciamo che bending di un semitono e tono con delle 0,11 al massimo lo puoi fare tranquillamente. Davide Bello mi chiede: un approfondimento sugli armonici artificiali naturali, come ottenerli e dove utilizzarli? Allora, la domanda è veramente interessantissima e questo tipo di argomento merita un video specifico solo sugli armonici, perché è una cosa molto vasta che va approfondita, perché le applicazioni sono davvero tantissime. Però partiamo da un approccio base. Intanto, come ottenere gli armonici, dove sono quelli naturali? Allora, quelli naturali sono al dodicesimo, al settimo e al quinto tasto, diciamo. Poi ce ne sono altri, ma sono quelli meno utilizzati, che suonano un po' meno, magari di più con la distorsione. Però partiamo dalla chitarra, diciamo, senza distorsione. Intanto l'armonico come si fa? Allora, al dodicesimo tasto, per esempio, bisogna andare non in mezzo al tasto, ma dove c'è il fret di metallo. Io tendenzialmente lo faccio con l'anulare, dove c'è il fret di metallo, proprio assolutamente sopra il tasto. Sfioro la corda ma senza schiacciare il tasto, quindi vi faccio vedere di profilo. Così schiaccerei il tasto, ma non sto schiacciando, sto solamente sfiorando la corda nel punto dove ho la sbarretta di metallo. Una volta che ho suonato, tolgo il dito. Quindi prima aspetto che il plettro percuota la corda o il dito, e poi tolgo il dito. Quindi tutto insieme. Questi sono gli armonici. Al 12, poi gli armonici al 7 e gli armonici al 5. Ora, gli armonici sono esattamente la stessa nota che tu avresti su quel tasto lì, con delle ottave diverse. Poi andremo ad approfondire questo aspetto, però rispetto alla corda vuoto, per esempio, questo Mi, questo è un'ottava sopra. Sarebbe la stessa nota che tu avresti schiacciando il tasto, però in qualità di armonico praticamente. C'è l'introduzione di un pezzo molto famoso, che è Horizons dei Genesis, che fa così. Via dicendo, no? Però all'inizio è bello perché vengono utilizzate proprio
proprio gli armonici naturali con le corde a vuoto praticamente. Ed è un bel esercizietto, se vuoi cominciare ad approcciarti agli armonici, diciamo così, naturali, per cominciare ad utilizzarli. Tutt'altro discorso è quello degli armonici artificiali, che si possono ottenere in tanti modi. Allora, se io prendo un qualsiasi accordo, tipo Sol maggiore, e dopo il dodicesimo tasto risuono la stessa diteggiatura, quindi le stesse note, con il tapping, per esempio, ottengo degli armonici artificiali. Quindi sto facendo le stesse note un'ottava sopra, praticamente. E questo è un modo per ottenere molto interessante, però è un po' poco preciso. Esiste un altro modo che usano anche i chitarristi classici, per esempio, anche i chitarristi fingerstyle. Invece di tappare, diciamo così, le note, sfrutto lo stesso discorso dell'armonico come lo facevo prima, quindi prendo il tasto esattamente sulla sbarretta di metallo con la punta dell'indice, e io personalmente lo faccio poi col pollice, invece pizzico la corda, quindi pizzico la corda e con l'indice vado a sfiorare il tasto che mi interessa. Quindi rifaccio quello che sto facendo di qua, e posso farlo con qualsiasi diteggiatura. Se faccio per esempio un La minore, potrei farlo ovunque. I chitarristi classici, invece di usare il pollice, lo fanno con l'anulare, quindi l'indice tocca, sfiora anzi il tasto che ci interessa, e l'anulare invece va a pizzicare la corda. Comunque, siccome esistono tantissime altre tecniche, tantissime altre possibilità anche con la chitarra elettrica, ne andiamo a parlare, come dicevo, nel video specifico sugli armonici. Francesco Tazzi mi chiede: sarebbe interessante un video sull'uso degli accordi diminuiti con esempi. Grazie, perché i tuoi video sono sempre molto interessanti. Grazie a te per il commento, Francesco. Allora, anche qua sugli accordi diminuiti e semidiminuiti ho fatto un video specifico dove spiego tutto in dettaglio, però ti faccio l'utilizzo, diciamo, lampo, flash più veloce che puoi fare, che faccio anch'io sempre praticamente. Lo possiamo utilizzare, l'accordo diminuito, come sostituzione dell'accordo di settima. Se io prendo un qualsiasi La settima, ok, La settima fatto in questa posizione, e gli aggiungo come estensione La nona bemolle, che sta esattamente un semitono di distanza dalla tonica, quindi inserisco questa nota, io ottengo, allora, questo è l'accordo di La settima, lo vado a ridurre, suono solo le voci centrali. Se gli aggiungo La nona bemolle, che sta qua, questo mi diventa in realtà un accordo diminuito di sol diminuito. Quindi tu, ogni volta che hai un accordo di settima, questo può capitare nel blues, capita nel jazz, non lo diciamo neanche, puoi andare a inserire questo accordo qua al posto dell'accordo dominante, l'accordo diminuito, volevo dire, che è un accordo di settima con la nona bemolle. Ora, gli accordi diminuiti sono belli perché sono accordi simmetrici, quindi a distanza di un tono e mezzo uno con l'altro tu puoi utilizzare la stessa diteggiatura e hai quattro accordi completamente uguali, diciamo, nella sonorità. Però ti danno la possibilità di fare un sacco di cose. Poi le trovi anche molto nella chitarra rock metal, tipo in Malmsteen, quelle cose le trovi tantissimo. Ti faccio un esempio pratico: se io sto accompagnando un blues normalissimo, un jazz blues, La settima, Re settima, La settima, Re settima, guarda qua, ho inserito esattamente la sostituzione dell'accordo di, vedi, Re settima, gli ho aggiunto una nona bemolle e ho utilizzato questo piccolo, diciamo così, aggeggio, per così dire, per abbellire il mio accompagnamento. Questo è un utilizzo che io faccio praticamente sempre quando faccio anche il core melody di questi accordi. Chiudiamo con la domanda di Tony Drago, che mi chiede qualcosa in merito ai rivolti, su cui poi magari farò un video specifico anche qua. Allora, però questa cosa che vi sto per dire, secondo me vale il prezzo del biglietto, vale il prezzo di tutto il video. Perché? Quando io ero ragazzo mi hanno sempre fatto studiare i rivolti come se fosse qualcosa di separato dagli accordi. Mentre sulla chitarra, ma poi anche sul pianoforte, insomma in musica in genere, i rivolti e gli accordi sono strettamente legati. Se uno ha una buona conoscenza, una buona dimestichezza con il caged, facciamo una cosa classica, prendiamo Do maggiore in posizione di La. Allora, se uno ha una dimestichezza col caged, questo è il mio Do maggiore in posizione di La.
Se io vado ad analizzare i rivolti come si fanno in genere, per esempio questo rivolto qua che ha tonica, terza, quinta, non è nient'altro che la scomposizione su un set di corde, di tre corde, di quello che ho appena fatto. Prima io suonavo questo, se io prendo le prime tre corde, questo è già un rivolto. Stessa cosa vale se io prendo le corde centrali. Ok, questo è un altro rivolto, poi ho... E poi ho anche la forma del power chord. Comunque, in generale, quello che mi interessa passarvi come concetto è che se io conosco il caged, ho una buona dimestichezza con gli intervalli, so che per esempio qua ho tonica, terza, quinta, qua ho quinta, tonica, terza. Quindi sto già facendo un rivolto all'interno dell'accordo, perché quando io faccio un accordo a sei voci sto suonando più note di quelle che mi servono. Se io vado a scomporla in set di tre corde per volta, ecco che i miei rivolti escono fuori. Anche per questo video è tutto. Se questo tipo di format dove rispondere alle vostre domande vi è piaciuto, fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Sarò felice di rispondere ad altre domande che mi manderete appunto sotto i video su Instagram o su Facebook. Anzi, se non siete iscritti su Instagram, fatelo, perché in settimana pubblico sempre contenuti nuovi. Condividete più che potete. Vi mando un abbraccio, un saluto e a presto. Ciao, buona musica. Prima di salutarvi vi segnalo che sul sito del maestro e amico Alessio Menconi, fino alla mezzanotte di oggi, forse anche fino a domani visto la grande richiesta, c'è il Black Friday, fino al 50% di sconto su tutti i prodotti. Per tutti coloro che vogliono avvicinarsi alla chitarra jazz, lui veramente è un top in Italia, uno dei top con cui anch'io ho studiato. E quindi vi segnalo questa cosa. Se volete andare su www.alessiomenconighitarinstitute.com potete trovare tutte le informazioni. A presto, ciao!